Ah, Fire Emblem, forse il mio gioco preferito in assoluto, anzi, senza il forse. Ho giocato a ogni capitolo della serie, anche quelli usciti solo nel sollevante, e li ho amati tutti, o quasi. Vero Gaiden? Per chi non lo sapesse, Fire Emblem è un RPG strategico a turni, basato sul muovere le tue unità su una griglia per sconfiggerne altre. Ovviamente questa è una descrizione molto generica che si sofferma solo al gameplay di base. In verità Fire Emblem è molto altro, una trama avvincente, personaggi grandiosi e tanto altro mi hanno portato ad amare questo titolo. E tempo fa mi son chiesto, ma ci sarà mai un lungometraggio o una serie animata su Fire Emblem? Insomma, il gioco ha tutti i requisiti per essere trasformato in anime, giusto? Infatti c'è, ed è basato sul terzo capitolo della serie, ovvero Mystery of the Emblem, che come protagonista Marth. Sì, quello di Smash Bros, avete presente? E a questo punto sorge la domanda, Paco, ma questo anime è bello? Nope. Ecco a voi Fire Emblem The Anime. L'episodio comincia con gente che corre a caso e fate conto che correranno per i primi 30 secondi della puntata. Wow. Continuate pure, intanto vado a farmi un panino. Poi boh, la scena si sposta nella sala del trono, dove un vecchio, presumibilmente Garnef, che in questa scena assomiglia molto a Ganondorf senza capelli, cammina e fa cose. L'inquadratura torna sul gruppo dei fuggitivi, che vediamo essere composto da Marth, principe di Altea, sua sorella Elis e Jägen, per scoprire che stavano correndo per cercare una scalinata rotta. Contenti loro. E improvvisamente l'esercito nemico tenta di sfondare la porta perché sì. E fin qui tutto liscio. Fino a quando... Marth. No, aspetta. Cosa non ho capito bene. Marth. Ripeti. Marth. 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 Plot twist, Marth è una barretta di cioccolato. Successivamente Elis dona a Marth la sua tiara come portafortuna, non sapendo che in realtà grazie a quella sarebbe diventato gay. Tieni Marth, ora diventerai gay. Ok. E out of nowhere Elis si sacrifica per salvare la vita a Jägen e al suo fratello. You must survive, my brother. No. Le mie dannate orecchie! Quanta femminilità in un solo urlo! Devo metterlo in loop! Molto meglio! E dopo una sequenza narrativa fatta da una voce molto sexy che ci spiegherà praticamente cosa stia accadendo fino ad ora, ci ritroveremo a Talis, un'isola su cui Marth ha trovato rifugio dopo la caduta del suo regno, ad opera di Garnef, lo stregone oscuro, e Midius, un manachete. Gente che si può trasformare in drago per mezzo di una pietra, ok? Ok. Qui ci viene presentata Shidam, la figlia del re dell'isola, e flashback out of nowhere! Go on, kill it. You must finish what you've begun, my son. In breve, il padre di Marth, Cornelius, che tra l'altro ha un cappello favoloso, ordina al figlio di uccidere la preda appena catturata. Marth è una checca e si rifiuta. Cornelius picchia Marth e gli sorride a Marth. Mars? Hey Mars, wake up! You probably didn't hear a word I said, did you? Oh, sorry, but I'm listening now. Bravo Marth! Bravo, così si fa. Tu sì che ci sai fare con le donne. Idiota! Never mind! Giustamente Shida se ne va arrabbiata e Marth la insegue per scusarsi. Senza alcuna ragione, Marth prende in braccio Shida per poggiarla su un carro di un contadino che stava andando in città. Shida! Che cazzo ridi? E dopo cose totalmente inutili alla trama, Shida invita Marth a casa sua. Over here. No, tranquillo Marth, non te la dà. È inutile fare quella faccia. E come se non bastasse, Marth, dopo essersene andato, ha un altro flashback.
You have a report from the front? Yes, my prince. Our main contingent is currently engaged against the enemy forces at the center of the battle line. At any moment, our ally Graw will begin attacking the enemy's left flank. What do you think? Will we win? There's nothing. Nobody gives a shit about Abel.